Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro ArtiCapaccio, sono qui in questo nuovo commentari. Ora siamo qui con un mini record qua fatto su The Ice and Dragon Round 72, che ho fatto giusto qualche ora fa. È una partita che, ho iniziato giusto per fare appunto una partita qualsiasi, fare un round 40 o 50 per fare un po' di punti, anche un pochino livellare, dato che non giocavo a zombie da un pochino di tempo, e si è trasformata in questa buona partita. È comunque appunto una partita un pochino a cazzo, come è stata quella con Astral, il 46-2. Anche qua avevo le gabblegum sbagliate, un set completamente a caso. È stata una partita giusto per, ho fatto anche degli atterra molto molto stupidi. Prima di tutto preciso che ho camperato, sì, per tutti quelli che vogliono rompere il cazzo scrivendomi cancro nei commenti, sì, campero, faccio schifo, quindi levatevi dal cazzo già da adesso. Per tutti gli altri che sono rimasti, ho camperato in questa zona qui, questa zona dei laboratori, invece che stare sulle scale, se si aprono le macerie e si sta qui sopra, gli zombie vengono soltanto appunto da questo posto qui e piano piano salgono. Comodissimo per stare fermo e camperare fino più o meno al 35 con l'M8 che è lì al muro, quindi le munizioni sono comodissime. Se ci si sposta a destra gli zombie salgono comunque dalle scale, è comunque molto comodo per far girare gli spawn come si vuole. Dopodiché mi sono dedicato a utilizzare l'arco fino pochino a round 60, poi ho alternato arco un po' di Ragnarok, e quando uscì la macchina mortale era veramente il devasto. Comunque i bonus qua si può massimizzare l'instant kill, la macchina mortale, e anche le munizioni massime si può spammare veramente tanto di arco ed è molto molto comodo. Diciamo che possiamo assimilare questa strategia un pochino a quella che c'era su Origins, ovvero stare in mezzo agli spawn e sparare appunto, in quel caso col bastone di ghiaccio, in questo caso con l'arco del fulmine. Non è così veloce, però è veramente veramente veloce, e qua appunto con l'instant si può massimizzare molto bene sparando ad esempio i colpi singoli dell'arco, oppure se si tiene il wall kick magari con un'arma con molti colpi come può essere il BRM o qualcosa del genere, si può fare veramente veramente il devasto. In questa partita ho ottenuto il KRM, che è veramente fantastico per uccidere il Panzer, dovrebbero essere due caricatori a qualsiasi round, la sua vita non dovrebbe aumentare, anche perché io non sopporto la speed call in questa mappa, perché occupa uno slot dei perk e qua sono veramente importantissimi ogni singolo slot, perciò Jug Revive in solo, la double tap è veramente comodissima e il Widow's Wine qua è la vita, perciò speed call non serve perché il KRM già ricarica molto velocemente e l'arco per fortuna non deve ricaricare. Perciò questi li considero a mio parere i bonus migliori in solo se non volete usare i vostri perkaholic. Io ne ho 4 e desidero non utilizzarli a meno che non voglia fare un record veramente assurdo che ci proverò magari quest'estate o comunque nelle prossime settimane. Penso che cercherò di fare un 100, un 120 più giù di lì, mi piacerebbe davvero davvero molto. Questa partita è stata appunto anche un test per vedere come ci si giostrava l'ammo e roba così. Sono morto alla fine per carenza di ammo, anche un pochino appunto per sfiga, ma essendo appunto una partita a caso poteva andare sicuramente meglio. Ho anche testato un pochino il cambiamento di Liquid Divinium e Gabble, come avevo annunciato in un video appunto su queste piccole news che vi lascio in descrizione. Ho fatto 8 Liquid Divinium questa partita, veramente fantastico, e ho visto quanto costano le Gabblegum ai round alti, e sì, a round 70 una Gabblegum la prima volta è stato 500, la seconda 64.500, la volta dopo 250.000. Perciò ai round alti, se avete tanti punti e siete sicuri di comprare le Gabblegum, non siate così sicuri, perché già la terza volta vi siete fottuti metà dei punti, il che è veramente veramente assurdo. Quando l'ho visto ho detto oddio, e avendo appunto le Gabblegum sbagliate ho speso tipo 64.000 e mi è uscito in bella vista. Wow, veramente fantastico. Per adesso comunque questa strategia è veramente assurda per la velocità, ma soprattutto per le kill che si fanno al secondo, dato che già i primi round comunque si fanno soltanto headshot stando fermi, mirando appunto gli zombie che salgono, si vede direttamente la testa, è ancora meglio di The Giant addirittura secondo me. Anche perché il gente era comodo anche per spendere i punti del KN, qua comunque c'è l'M8, si va giù, si spara un colpo e si comprano i colpi, così si può spendere tanti punti e ottenere altri Liquid Divinium, penso che della Sendraka sia veramente veramente il meglio. Dopodiché si può andare avanti di Arco del Fulmine, che si fa praticamente obbligatoriamente in questa mappa, lì io lo faccio sempre intorno al round 8 o 9, e si può andare avanti così. Ho concluso la partita con circa 10.000 qualcosa kill, che sono veramente fantastiche, infatti ho fatto 11 livelli e siamo anche senza doppi punti, quindi quando ci saranno farò The Ice and Dragon a raffica sicuramente. Perciò ragazzi, per tutti quelli che non odiano il camping vi consiglio di provare questa strategia, perché secondo me è davvero davvero figa. E tornando sempre al discorso del camping, penso che farò un video riguardo, perché diciamo non troppa gente è venuta ad insultarmi, però già un paio di persone mi hanno detto cancro perché camperi, fai schifo. A me non mi sbatte niente, perché a me diverte camperare, sembrerà assurdo ma mi piace davvero tanto, soprattutto se una strategia così assurda come questa qui piace davvero davvero tantissimo. Ciao ragazzi, vi invito appunto a testare la strategia, spero che questo video sia stato interessante e vi sia piaciuto. Vi invito come al solito a lasciare un mi piace, un commentino, a iscrivervi al canale, e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio, alla!